nostra posizione rispetto ai temi bilaterali e ai temi europei ed internazionali. Come sapete, siamo il primo paese attivo in Romania con 27.000 aziende che danno lavoro a 800.000 collaboratori. Siamo, per quanto riguarda l'interscambio, il secondo partner commerciale. Credo che possiamo intensificare la nostra collaborazione soprattutto attraverso delle grandi aziende italiane come l'Enel e l'Ansaldo, che sono specializzate nel settore dell'energia. Ci siamo dati appuntamento per un vertice bilaterale con numerosi partecipanti dei nostri governi a partire dalla fine del mese di gennaio prossimo in Bucarest. Avremo anche un incontro per il vertice iniziativa Centro Europa INCE prossimamente nel mese di novembre, a cui spero di poter anche partecipare personalmente. Con il Presidente ci vedremo domani a Bruxelles in una cena di lavoro del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, e proprio per questa cena è stato utile incontrarci oggi per concordare le nostre posizioni su diversi temi importanti. La Romania ha veramente un rapporto straordinario con l'Italia dal punto di vista sociale, economico, culturale. Italia è il partner commerciale più importante della Romania e siamo interessati che questa continuazione prosegua degli investimenti nel territorio romeno. E così come ho affermato anche nell'incontro di oggi, tolleranza zero per quanto riguardano i REI, per quanto riguarda l'infrazione non ha cittadinanza, non ha nazionalità, e i casi individuali per quanto riguardano i reati non si devono e non possono essere estesi generalizzate a livello di un'intera comunità. Al României dori ca în viitor să devenim de la al doilea, să trecem pe primul loc în ceea ce privește alte tipuri de parteneriat cu țara dumneavoastră. Vă mulțumim și le mulțumesc tuturor colaboratorilor.